Cominciamo questa terza parte con la buona notizia della possibile futura, anzi certa ormai, futura ristrutturazione della piscina di Nervi. È uno delle buone notizie che ha dato il sindaco Doria nell'ultima settimana. Noi ci siamo occupati da tempo di questa, abbiamo un servizio anche di Striscia la Notizia che ringraziamo perché ha movimentato questo caso, quella di interpretata da Brumotti, che vedremo nelle prossime puntate col presidente stesso del Quinto, che è uno dei fautori di questa azione. Detto questo, invece, un'altra grande piscina, come detto, è quella di Albaro, in cui ci sarà la Coppa dei Campioni, ritorna dopo tanti anni. Noi, a proposito di ciò, andiamo a sentire Stefano Tempesti in un'intervista che ci arriva dalla Scandone da Napoli, da parte del collega Donatello Giannetti. Tempesti che parla della sua longevità e della bravura della Prorecco nel preparare certe situazioni. Ma il segreto sta nel fatto di giocare per una grande società, una grande squadra, e per lottare sempre per gli obiettivi più alti. Quando hai questi stimoli ogni anno c'è sempre la voglia di fare meglio, di ripetersi se possibile, quindi è questo anche un po' il segreto del fatto di rimanere sempre ad alti livelli. La Prorecco però si muove sempre meglio rispetto agli altri, una questione, come dicevi tu, anche di organizzazione societaria. Ma non so se si muove meglio, sicuramente si muove bene. Questa della Champions è una ulteriore dimostrazione del fatto che c'è la voglia di promuovere il nostro sport e di fare il bene non solo della Prorecco ma della pallanuoto in generale. Saranno sicuramente grandi partite, ci sarà un grande spettacolo, il fatto che possono andare in TV sicuramente è un incentivo a seguire questo sport che merita senza dubbio più attenzione. Attenzione in A1 e in A2. Andrea, siete partiti con un 3-0 su Lavagna, che è una squadra che da anni tenta di venire in A1. Ti sei illuso in quel momento? Hai avuto piacere di vedere una squadra che è partita con tale intensità? Soprattutto, che parola potrete dire voi in questo campionato? No, vabbè, riguardo alla partita di Lavagna ero contentissimo dell'inizio perché era quello che volevo, un inizio forte, quindi quando dici ai tuoi giocatori, chiedi qualcosa, ti viene subito dato, una soddisfazione immensa. Poi la partita è talmente lunga che sarebbe stato stupido pensare, abbiamo vinto. Sì, certo. Difatti tant'è vero che poi sul finale noi abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per chiudere la partita, le abbiamo mancate, loro una hanno segnato, ma semplicemente perché sono, come hai detto, più abituati a certi tipi di match, quindi è questione di esperienza, l'esperienza si fa solo giocando. E partita dopo partita, ovviamente è un altro dato un po' difficile questo da gestire, proprio perché una squadra giovane è cercare sempre di tenere un certo tipo di tensione, dove i cali, certo, possono essere sempre molto quasi una problematica, ecco. Quindi saremo a vedere, insomma, sono curioso. Bene, allora noi, mentre vedevamo Tonino Gozzi, uno dei tanti ospiti della vostra presentazione, ce ne sono state parecchie, perché a ridosso del campionato di A2 c'è stata la crociera, c'è stata la chiave di nuoto, su cui ci soffermeremo nelle prossime puntate per mancanza di tempo. Questa volta invece andiamo a vedere una squadra che nell'esordio è mancata, ha perso nell'ultimo quarto contro l'Imperia in casa, è la Rarinantes Spazio Camogli, che è stata presentata così. Se ne vanno Rancic, Pino, Licata, arrivano Daniele e Molinelli, rispettivamente fresco campione italiano under 17 con il Bogliasco e protagonista di alcuni campionati di Serie B in parecchie squadre, fra cui la Crociera. È il succo della presentazione del Camogli 2016-2017, come da tradizione, forse scaramantica, nella sede del locale comune, alla presenza del sindaco Olivari. È la campagna di rafforzamento dei bianconeri 1914, con pochi movimenti su un'intelaiatura ormai quasi storica, ma soprattutto quella fortemente voluta da Magalotti, che ringrazia i vecchi, usciti per motivi di lavoro, ed esprime le proprie sensazioni. E sono contento dei nuovi arrivi perché erano quelli che volevo, insomma, soprattutto perché erano due ragazzi che volevano Camogli con tutto il cuore, e si vede da come si allenano, si sono inseriti perfettamente in quello che era già uno spogliatoio, lo zoccolo duro, quindi con massimo impegno sempre, e quindi insomma anche questi due ragazzi sembrano con noi da 10 anni, quindi un grazie a loro e un grazie a chi li accoglie come sempre, i loro compagni di squadra, insomma. E gli obiettivi migliorare sempre, insomma, anche se io spero che poi corrisponda anche alla classifica, ma il mio primo obiettivo è migliorare i ragazzi come giocatori di pallanuoto e quindi anche come squadra.
tutti ragazzi intorno ai 23 anni, gran spirito, il vecchio della squadra ne ha 27, ultimi campionati in crescendo di posizione, ultima annata, secondi in classifica ma in coabitazione e fine dei giochi quasi sul filo del traguardo della finalissima per un tiro di rigore fallito. Sollievo forse per le casse bianconere, ma la promessa a questo punto è di alzare l'asticella. Dunque, migliorarsi, far crescere i giovani, inserirli nella prima squadra, se dovesse capitare faremo il nostro dovere e cercheremo di vincere il campionato, ma senza nessuna ansia, e soprattutto vogliamo far crescere i giovani, che è il nostro passato, presente e futuro, e portare più gente di Camogli in prima squadra. Questo è il nostro obiettivo e poi passo passo vedremo. Le ambizioni sono quelle di migliorarsi, come abbiamo detto, l'obiettivo principale. Chiaramente migliorare il terzo posto vuol dire fare secondi o primi, e visto che a livello di playoff lo scorso anno siamo arrivati alle semifinali, quest'anno vorremmo arrivare in finale. Ci sono anche gli avversari, chiaramente quest'anno la Florenza è stata molto competitiva, la Promo c'è sta anche, una buona squadra, però noi pensiamo di poter dire la nostra. Domanda forse prematura ma doverosa, doveste cambiare categoria, siete pronti? In alto intendo, eh? Vedremo durante la stagione, lasciamo questo punto interrogativo e vedremo durante la stagione come si evolveranno le cose, ci proveremo. Ragosa, pallanuoto maschile o pallanuoto femminile? A livello di preparazione, a livello di preferenza, a livello di vera pallanuoto? Ma devo dire, soprattutto se è un binomio da affrontare o no? Direi che comunque è uno sport diverso, senz'altro diverso. A me piace molto la femminile perché dà ancora dei margini di portare azioni, di muoversi in una maniera che nei maschi direi che è quasi impensabile. Io ho visto una partita sabato e vedere sempre recuperare la palla, darla al portiere e ripartire mi viene male, eppure è una regola, sembra che sia fissa, che non si guardi davanti ma si guarda indietro. Contropiedi nei maschi non ne vedo mai, perché c'è il terrore di sbagliare. Sì, gli allenatori stanno molto attenti. Sì, vabbè, ma non... dai, ci sono determinate squadre che possono anche azzardare di giocare a pallanuoto, a mio avviso. La femminile è molto più ampia perché naturalmente come struttura fisica, forza, eccetera, è completamente diversa, quindi a livello di tecnico si vede ancora qualcosa di bello. Andrea, abbiamo parlato prima, anticipando un pochettino i tempi del cavarinuoto del campionato di A2, andiamo a vedere in un riassunto brevissimo effettivamente com'è andata, soprattutto per le Liguri. Partita la Serie A1, la gara più interessante è a Lavagna, nel derby fra le due città divise da Lentella. La rinnovata Chiavarinuoto si porta in vantaggio per 3-0. Il Lavagna 90 rosicchia fino a raggiungere il pareggio, ma ritorna sotto altre 4 volte. In chiusura l'1-2 della squadra di Risso, che raggiunge prima il pari, poi la vittoria. La Chiavarinuoto ha la possibilità di pareggiare negli ultimi istanti, ma Graffigna dice no. Autori di 3 reti, Agostini, ex Savona da una parte, Marciano dall'altra. Sugli scudi l'ex Sorese, portiere, proprietà Recco, Massaro, che campagna convocato per la World League contro la Russia. Ex di turno Stefano Giusti, neo chiavarese dopo 7 anni di Lavagna. Meno the match, Giusti, no, uguale. Sono tutti amici, l'hanno dimostrato ampiamente. Volevo prendermi un po' di rivincita sportiva, non ce l'abbiamo fatta, però sono contento della prestazione della squadra, personale anche, ma soprattutto della squadra. Giovani, abbiamo giocato veramente bene, sono contento lo stesso, al di là del risultato. E quindi questa è una partita dove il peso della vittoria era su di noi, c'è cioè un derby in casa all'inizio, una partita solo da vincere. L'inizio in più è stato pessimo, 3-0 in 3 azioni, ci siamo portati dietro questo fardello, questa palla che pesava 100.000 kg, tutte le azioni. Chiavari, complimentissimi a loro, la palla per loro pesava molto meno, a dimostrazione che sono stati cinicissimi sempre, ci hanno punito in ogni prima palla uomo in più, e questa cinicità ci è sporcata per loro solo gli ultimi minuti, che sono quelli che invece a noi hanno pagato, invece dove siamo stati più freddi. Nell'altro derby l'Imperia di Pisano passa a Camogli, la squadra di Magalotti si porta sul 3-0 in 9 minuti, ma i giallorossi ribaltano, segnano Rocchi, Corio, Somà, Cesini, tutte doppiette, così come Molinelli, il neo innesto ex Crociera nel Camogli. La Crociera esordisce alla Nannini fresca di 7 rosa, molte reti, addirittura 6 quelle del Mancino Astarita, 3 nella prima frazione, 3 quelle di Pietro Congiu per una Crociera che non sfigura affatto di fronte alla nobile decaduta guidata dalla panchina da De Magistris. La Promogest non ha pietà del Sori
e vince nella Vasca Ligure in virtù di un break decisivo in chiusura. Killer dei biancogranata, Vuleta con 5 gol, che Del Sori fu canoniere ai tempi della conduzione Risso. Eccoci Andrea, il tuo portiere è stato convocato per la prima volta in una partita, ha fatto due collegiali, uno a Ostia e uno a Brescia, però va in Russia adesso. Sì, domenica parte per questa prima tappa di World League, sono molto contento per Francesco, ha delle doti fisiche incredibili, anche lui è uno di quei giocatori che hanno assolutamente bisogno di fare esperienza. C'è da lavorarci molto sul lato tecnico, ho parlato anche un po' con Sandro Campagna per tenermi un po' in contatto, poi giustamente con un allenatore con decisamente più esperienza e caratura e conoscenza della mia. Quindi gli auguriamo tutti quanti un futuro roseo perché ha tutte le carte per riuscire. L'anno scorso nel Sori, ma era chiuso dal nostro ordinario Ferrari, quindi ha avuto poca possibilità di mettersi in evidenza. Sentite, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo circa, forse qualcosa di più. Vediamo il bello della pallanuoto, l'aspetto tecnico. E il bello di questo sport è il fatto che ci sia anche il tempo, i secondi a retrocedere e tanti gol e tante partite sono decise all'ultimo minuto, all'ultimo istante sulla sirena. Ne abbiamo scelti due. Una succede fra Stella Rossa, la Severna Zvezda, che come la chiamano loro, e il Radnici Krakujevac, succede 3 anni fa alla Tasmania, manca pochissimo tempo, un secondo, forse due, le squadre sono in parità, guardate Sefic, il portiere, ex Civitavecchia, qui una brutta figura in Italia per lui, che cosa ha fatto? Na tribina ma Tasmajdana Denis Šefik, da vidimo. 1 sekunda je ostala, Denis Šefik strelac. Pa da li je moguće? Pa da li je ovo moguće da Zdravko Radić ovako primi gol? Ja ovo nisam vidio. Ja mislim da ni Dejan Savić ovo nije doživeo. Ni Denis Šefik u karijeri. Pa kakav detalj u finalu Kupa Srbije. O ovom će se govoriti. Ovo će se pamtiti. Fenomenalna utakmica. Kakva borba, kakva drama. Pa ne znam da li bi Hitchcock ovo napisao u najluđim snovima. Žabica jedna, druga, pod prečku, smrznuti Zdravko Radić, šok na klupi Radničkog. Neverica u taboru Kragujevčana, a u Zvezdi eksplozija oduševljenja. Il secondo caso, abbiamo pochissimo tempo, siamo a Budapest, semifinale di Coppa dei Campioni dello scorso anno, Szolnok e Olympiakos sono sul 7-7, mancano 4 secondi alla fine per vincere la partita e arrivare in finale, guardate Vlachos che cosa si inventa chiamando un time out a 4 secondi dalla fine e Vlachopoulos come lo conclude. Olympiakos che poi perderà la finale, ma era l'unica possibilità in 4 secondi, palla lunga e deviare, un po' sprovveduti quelli dello Szolnok. Il bello della pallanuoto, lo direi ragazzi. Assolutamente sì. Cose stupende. Bene, allora siamo in chiusura, ringrazio Andrea Mangiante con tanti auguri, felicitazioni per il futuro della sua squadra. Paolo Ragosa, perché lo vorremmo vedere nuovamente e prestissimo in vasca. Ciao a voi per averci seguito, ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata. Buonasera.